Alcune malattie possono incidere negativamente sulla fertilità o avere conseguenze sull'esito di una gravidanza. Per le donne in età fertile sono indicate, se non già immuni, le vaccinazioni contro morbillo, parotite rosolia e varicella e papillomavirus. In previsione di una gravidanza è necessario che le donne siano protette nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella, dato l'elevato rischio di complicanze per il nascituro, se in caso di infezione contratta in gravidanza, ma anche per la madre stessa. Vaccinate con due dosi da almeno un mese. Nel caso si scoprisse durante la gravidanza di non essere protette contro morbillo, parotite, rosolia e varicella, è possibile successivamente al parto eseguire la vaccinazione anche se si sta allattando. Durante la gravidanza sono raccomandate le vaccinazioni contro l'influenza, se la gestazione avviene una stagione invernale in qualsiasi trimestre, e la vaccinazione contro difterite e tetano pertosse. Quest'ultima è da effettuare ad ogni gravidanza, anche se la madre sia già stata vaccinata in precedenza o abbia contratto la pertosse. La pertosse, contratta nel neonato nei primissimi mesi di vita, può avere conseguenze molto gravi o persino mortali. La vaccinazione è da effettuarsi tra la 27esima e la 36esima settimana di gestazione, al fine di consentire il passaggio di anticorpi al nascituro per proteggerlo nei primi mesi di vita.